progetto per produrre risorse dove prima c'erano solo scarti, un modo intelligente di produrre energia in sintonia con l'ambiente. Andiamo a conoscere Unipec parlando di macellazione e del progetto Green Energy. Unipec, tanto si consuma, tanto si produce. Siamo con il dottor Leonardo Benatti, responsabile energia e ambiente del gruppo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ci spieghi un po' la vostra realtà. Unipec nasce nel 2004 dall'unificazione di due importanti realtà cooperative dedicate alla macellazione e lavorazione carni italiane. Unicarni, stabilimento di Reggio Emilia, e MCLC, lavorazione carni di Pegoniaga. Unipec attualmente rappresenta la prima realtà cooperativa dedicata alla macellazione e alla lavorazione delle carni bovine. E proprio nello stabilimento di Pegoniaga ci troviamo ora per parlare del progetto di Green Energy. Di cosa si tratta? Il progetto Green Energy nasce nel 2008 sull'idea di andare a valorizzare quelli che rappresentavano gli scarti sottoprodotti delle lavorazioni dei nostri stabilimenti di macellazione e di lavorazione delle carni. Da questa idea quindi si è pensato di utilizzare queste matrici che rappresentavano un costo per produrre energia elettrica ed energia termica. E allora andiamo a vedere da vicino questi impianti. Prego. Eccoci davanti ai digestori. Che cosa viene smaltito qui? Fanghi di depurazione dei due depuratori, dei due stabilimenti di Reggio e di Pegoniaga. Inoltre abbiamo il contenuto stomacale dell'attività di macellazione, il sangue e il fango di colla dell'impianto di collatura qua adiacente all'impianto di biogas. Il restante 3% è rappresentato invece da sottoprodotti dell'industria agroalimentare. L'autosmaltimento tramite impianto di biogas permette anche un risparmio di trasporto su gomme, vero? Sì, è vero. Il fatto di utilizzare materiale direttamente presente in questo stabilimento ci ha permesso di ridurre di un 10-15% quella che è la movimentazione su gomma delle matrici che altrimenti dovrebbero essere smaltite esternamente. Ma il vero beneficio è la produzione di energia. Quanto incide sul fabbisogno? Da questo impianto di biogas otteniamo energia elettrica pari a 4 milioni e 3 di kilowatt elettrici che rappresentano circa il 35% di quello che è il fabbisogno dell'impianto di Unipec Pegoniaga. Se invece consideriamo il progetto Green Energy nella totalità, si arriva all'autosufficienza energetica per gli impianti di Unipec? Sì, è vero. Il progetto Green Energy di Unipec è rappresentato, oltre che dall'impianto di biogas, anche da un impianto di colatura del grasso ed un impianto di cogenerazione ad olio animale. Questi impianti, pari a un investimento di oltre 16 milioni di euro, hanno portato una produzione annua di circa 37 milioni di kilowatt elettrici che rappresentano il 43% in più rispetto a quelli che sono i fabbisogni dei due stabilimenti di Reggio e di Pegoniaga. Mentre dal punto di vista termico produciamo un 35% circa rispetto a quello che è il fabbisogno termico sempre dei due stabilimenti. Tutto questo si può sintetizzare con due parole: solidarietà intergenerazionale. Cosa significa per Unipec? Unipec è una cooperativa agricola dove i nostri soci sono gli allevatori. La nostra mission è quindi di valorizzare la produzione dei nostri soci allevatori. Ma in più la nostra mission è, essendo una cooperativa, è di valorizzare quello che ci è stato lasciato dai nostri padri e poterlo trasmettere ai nostri figli. Ringraziamo il dottor Benatti ed Unipec per questa bella acquisizione. Grazie a voi, è stato un piacere.